signori, cari amici, abitanti del nostro borgo e dei borghi e delle contrade vicine, bentornati alla 45esima edizione del Palio dei Castelli! Abbiamo assistito ad una sfida tra le più emozionanti di sempre. Direi proprio di sì, sono d'accordo con te, perché era tanti anni che non si vedeva questo avvicendarsi, questo tipo incredibile che sentivamo dentro la viale, quindi è stata sicuramente emozionantissima, sia sentirla, ma immagino anche che poi ha sfruttato il social e se l'è guardata in diretta, deve essere stata una cosa emozionante. Combattuta dai portari e molto sentita anche dal nostro pubblico. Sì, 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 direi che c'era una bellissima soddisfazione. E allora direi, lasciamo la parola all'Araldo di Palazzo per procedere ufficialmente con la premiazione di questi abilissimi bottari. Abbiamo qui con noi anche Nando Caso, storico allenatore, al quale abbiamo lasciato la parola. Nando, cosa ne pensi di questa gara di questa sera? Sì, facciamo noi. Facciamo così. Come? Provaci, provaci. Prova. Allora, stavo dicendo. Intanto regia, gentilmente questo gelato. Le difficoltà sono tantissime. I ragazzi ci hanno messo dell'impegno, purtroppo con tutto secondo anche a finire. Però ci sta, lo mettono in conto i ragazzi. Quindi ho dovuto anche il loro coraggio perché fanno forse molto bene la cosa. Emozionantissima gara, quindi il pubblico è assolutamente contento, ma tu eri venuto qua per una comunicazione di servizio, perché voi dovete sapere che Nando è l'uomo delle comunicazioni di servizio dell'ultimo secondo. Dimmi tu ora. Prima di partire, come di consueto, alla premiazione, alla riunione che sono arrivati, vorrei fare un grande applauso, un grande tributo. L'abbiamo già fatto anche noi all'inizio e lo ricordiamo. Va bene, prima di chiamare i maschietti chiamiamo le nostre castellane. Quindi, se siamo pronti, perché qua nella penombra con le luci negli occhi non vediamo. Nando, sono pronti i nostri contari per scendere? Pronti. E allora, come direbbe Luca, parola al nostro Araldo di Palazzo. Nelle nostre strade descendono gli abili e forti bottari. Pro la consegna dello ambito collare, dono prezioso dello eminentissimo e reverendissimo Pater in Cristo Domino, Dominus Branda Castiglione, simbolo de forza e de maestria, nello modo che l'orione tutto dello vincitore, levanti summa gloria, pro lo anno intero. Adesso facciamo scendere prima le nostre castellane, quindi ci raggiungono qui nel nostro anfiteatro Panza Antonella, Gabrieli Elisa, Marsella Francesca, Albergoni Cristina. Ci raccontava Nando che per il prossimo anno
10. Ce lo proviamo.